Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, diciamo così, del Bicchiere della Staffa che cade in un giorno molto particolare. Oggi è il giorno della memoria e devo dire che noi, anche noi in qualche modo lo celebriamo, lo ricordiamo, per meglio, parlando di un libro e di un autore molto speciale. Lo facciamo in compagnia di Roberto Polce, che è in collegamento con noi da Danzica, se non erro. Grazie Roberto di essere qui con noi questa sera. Roberto è stato il curatore e traduttore per Edao di due bellissimi volumi di Tadeusz Borowski, Paesaggio dopo la battaglia e Il mondo di pietra. Questo libro è appena uscito, è uscito proprio da pochi giorni. Sono entrambi libri molto, molto duri e molto importanti, proprio perché sono così duri. Ma prima di parlare dei libri, chiederei a Roberto se ha voglia di presentare un po' la figura di Borowski, che forse non è così, ancora così conosciuta in Italia, ed è una figura di grande interesse. Roberto, a te. Sì, buonasera, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, Tadeusz Borowski è una figura molto veramente speciale in Polonia per diversi motivi. Adesso spero in questi pochi minuti che abbiamo di, come dire, di poter spiegare perché. Allora, lui è nato nel 1922 in una città, Jytomyr, in polacco Jytomyr in ucraino, dei territori orientali della Polonia che nel periodo fra le due guerre, così come storicamente prima delle spartizioni, erano territori polacchi, quindi una grande comunità di polacchi che viveva in quell'area. E poi, in seguito alla rivoluzione sovietica, piano piano questi territori vengono inglobati peraltro una cosa molto curiosa, perché dopo una guerra polacco-sovietica, perché non tutti sanno che nel 20 ci fu una guerra polacco-sovietica, a seguito di questa guerra la Polonia riuscì a riottenere gran parte dei territori, ma molti vennero inglobati nell'Unione Sovietica, in particolare nella Repubblica Sovietica dell'Ucraina. E i polacchi che abitavano là ovviamente vengono, alcuni invitati, altri spontaneamente rientrano nei confini della Polonia. E quindi Tadeusz Borowski nasce lì, però nel frattempo, prima che loro possano trasferirsi in Polonia, il padre di Borowski finisce nei guai con le nuove autorità. Lui faceva parte di organizzazioni patriottiche polacche, quindi bastò questo perché lui finisse praticamente in un gulag sovietico. La madre viene inviata dopo un paio d'anni anche lei in Siberia e il Tadeusz Borowski, insieme al fratellino, tramite la Croce Rossa, viene fatto poi, prima affidato a una zia, poi viene fatto entrare in Polonia, dove nel frattempo il padre era stato liberato e quindi li aspettava. Quindi lui conosce già fin da bambino, in qualche modo nei racconti, nelle vicende drammatiche della sua famiglia, conosce già questo sistema, diciamo così, dei campi di concentramento. Quindi paradossalmente, quando nel 1943 ormai loro sono già a Varsavia e dal 1939 la Polonia è stata occupata dai nazisti, lui finisce nel campo di concentramento di Auschwitz. In qualche modo questa per lui non è una novità, nel senso che era un sistema che lui, dai racconti dei genitori, dalle vicende drammatiche che i genitori avevano vissuto, era già entrata a contatto con questo tipo di realtà. Entra nel campo di concentramento e lì resta 2 anni. Quando esce dal campo di concentramento, peraltro rischiando la vita, perché c'è un momento, lo racconta lui stesso, in cui lui era ridotto nella condizione, si chiamavano così da una parola tedesca, musulmano, cioè una persona, un prigioniero del campo di concentramento quasi ormai ridotto allo sfinimento e, diciamo così, con un piede già nella camera a gas. E
lui riesce in qualche modo a riprendersi e riesce quindi a sopravvivere al campo di concentramento, poi passa attraverso un campo di concentramento in Germania, poi un campo ormai già nella Germania liberata dagli americani in un campo per profughi e poi da lì a un certo punto rientra in Polonia. Questa è un po' la sua vicenda. In Polonia lui scrive, si avvicina al Partito Comunista che ormai dopo diciamo sì, il nuovo ordine uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, la Polonia era finita nel campo di influenza sovietico e il Partito Comunista, benché minoritario, comunque era stato insediato al potere. E lui si avvicina al potere comunista e comincia a lavorare nell'ambito, come continua a scrivere in realtà, perché lui già durante la guerra aveva pubblicato nella Varsavia occupata dai nazisti, aveva pubblicato un piccolo volumetto di poesie, quello che peraltro poi il premio Nobel Czesław Miłosz avrà in mano e gli strapperà obtorto collo, perché Miłosz non amava Borowski, obtorto collo gli strapperà poi l'affermazione che leggendo quel libretto si accorse subito di avere davanti a sé un grande poeta. Quindi pubblica solo questo libro, libretto di poesie con i pochi mezzi, ciclostilato con i pochi mezzi che c'erano allora, e nel dopoguerra, subito dopo la liberazione, e prima in Germania, a Monaco di Baviera, dove c'era questo campo per profughi, quelli che erano stati liberati dai campi di concentramento, lì comincia a scrivere dei racconti del campo di concentramento, continua poi in Polonia, rientrato in Polonia, fino al 1947. Lui pubblica prima un blocco di racconti, che è quello che noi abbiamo raccolto nel libro che era uscito 2 anni fa, col titolo di Paesaggio dopo la battaglia, che sono i campi, sono i racconti che narrano della Varsavia occupata sotto i nazisti, di tutto il blocco di racconti che parlano della vita dentro il campo di concentramento e un racconto che va, come dire, che presenta la situazione subito dopo la liberazione, quindi era un ciclo completo. Quello che abbiamo pubblicato adesso invece è una raccolta straordinaria, eccezionale, perché sono racconti brevissimi questi, scritti tutti dopo il suo rientro ormai in Polonia. E sono racconti in cui invece qui si mescolano diversi temi. Alcuni racconti che di nuovo parlano di esperienze spaventose, drammatiche del campo di concentramento, e altri racconti che sono ambientati invece nella realtà della Polonia del dopoguerra, quella comunista. Dov'è il dramma? Lui si avvicina al nuovo regime, ma all'inizio non per motivi, diciamo sì, opportunistici, perché lui, uscito da tutte queste spaventose esperienze, quelle dei genitori deportati nei gulag sovietici, la sua esperienza nel campo di concentramento e tutto quello che ha visto nel campo di concentramento, in quel momento lui è in cerca disperata di una nuova fede, di qualcosa a cui credere, è in cerca disperata dell'uomo, che, come dire, quest'uomo che lui aveva perduto completamente dentro il campo di concentramento. E quello che lui aveva già capito nel primo ciclo di racconti, in questa raccolta, il mondo di pietra diventa ormai evidentissimo e purtroppo dilaga nel mondo del dopoguerra. Quindi in questo libro straordinario vediamo che la sua concezione, cioè quello che aveva capito più che concezione del campo di concentramento, che è unico fra tutti gli scrittori che hanno vissuto l'esperienza di Auschwitz e dei campi di concentramento e ne hanno poi parlato, lui aveva capito che il campo di concentramento non era un'eccezione, cioè non era un incidente di percorso nella storia dell'umanità. Lui capisce questa cosa straordinaria, che il meccanismo, la logica del Lager era semplicemente il meccanismo secondo cui funziona l'umanità portato alle estreme conseguenze, quindi che si rivela in situazioni eccezionali. E nel dopoguerra questo gli viene confermato dalle esperienze che lui vive quando comincia a partecipare alla vita
pubblica, politica, sociale della Polonia del dopoguerra. Quindi per un po' lui crede in questo comunismo, in questo socialismo, spera che veramente quell'umanità possa rinascere e poi comincia a rendersi conto che anche qui qualcosa non funziona, anzi più che qualcosa non funziona, che anche qui c'è ipocrisia, anche qui c'è lo stesso meccanismo di lotta per la sopravvivenza, dove tutti cercano di fare le scarpe a tutti pur di sopravvivere. E questo è straordinario perché in questi racconti si vede, quando lui racconta questi episodi, questi fatti che lui osserva nella vita della Polonia del dopoguerra, mette in luce proprio questi meccanismi e fa capire, guardate, non è cambiato niente, non è cambiato niente né con il nuovo governo comunista, non è cambiato niente nella Germania del dopoguerra. C'è un racconto straordinario in cui lui presenta la vita di un piccolo paesino idilliaco delle montagne tedesche, in cui c'è una chiesetta, cioè tipico paesaggio, diciamo così, proprio non so, arcadico. Quindi i fiorellini, le case con i balconi fioriti, questa chiesetta, dentro la chiesa, questa gente apparentemente si vede buona, semplice, che uno direbbe, ma no, questi qui non possono essere quei nazisti che ci hanno massacrato. Poi lui presenta questa situazione, si entra nella chiesa e nella chiesa su una parete ci sono le croci, delle croci di legno con i ritratti di tutti i soldati delle SS che erano nati in quel paese, che erano parenti della gente di quel paese, che erano morti in Unione Sovietica, nel deserto del Sahara, che erano morti in Jugoslavia e loro pregano per i loro morti che Dio renda a loro una felice vita eterna. Quindi, cioè, tutto presentato in una maniera, come dire, molto piana, molto dolce, molto, diciamo sì, arcadica, e lì l'orrore, come dire, si moltiplica, diventa, come dire, assolutamente insopportabile, intollerabile. Questo però riguarda i tedeschi, riguarda i polacchi del dopoguerra. Lui racconta di un viaggio che lui fa con una delegazione politica nella Jugoslavia comunista e racconta che lì in realtà questi qua, come dire, dell'affratellamento dei popoli socialisti in nome del socialismo, non gliene frega più di tanto. Sono lì e la cosa più importante diventa questa cena che fanno in un albergo di lusso in cui c'è questo menù che viene presentato con questi nomi in francese, quindi caviale, cose straordinarie che ovviamente la gente del popolo neanche nella Polonia comunista poteva mangiare. Sono tantissimi questi episodi, quindi è interessante questa mescolanza, questi racconti apparentemente slegati fra di loro, che invece hanno questo filo rosso che li lega tutti, che è proprio questa immensa delusione che lui aveva sperimentato nei confronti dell'essere umano, dentro Auschwitz, fuori Auschwitz, in Germania, perché lui aveva viaggiato con delegazioni ufficiali del Partito Comunista in Germania e nella Polonia comunista del dopoguerra alla quale lui apparteneva e in cui lui cercava, diciamo così, di ritrovare tutto. Non è un caso, come è successo, lo sappiamo in molti, in tante persone, tanti uomini e donne che hanno vissuto l'esperienza del campo di concentramento dove hanno perso, diciamo così, ogni fiducia nell'essere umano, poi prima o poi tantissimi commettono suicidio, come è successo anche con Tadeusz Borowski, che nel 51 a un certo punto lui abbraccia la fede comunista, lui cerca di inserirsi, accetta le regole del realismo socialista che ormai è entrato in vigore nella Polonia, ormai stalinista, pienamente stalinista, quindi lui si adegua come tantissimi altri scrittori intellettuali, prova a continuare a scrivere. Ci sono una serie di racconti scritti dopo questi qui che abbiamo presentato, che sono tutti scritti prima, diciamo così, del suo ripudio di questo periodo letterario e ci prova, però evidentemente lui si cioè non era stupido, si rende conto dopo un po' che stava tradendo se stesso, evidentemente si rende conto che non c'è redenzione, non c'è salvezza e quindi nel 51 decide, a 29 anni, decide di mettere fine alla sua vita. È una notizia che peraltro ha avuto, come dire, in maniera non ufficiale,
da una mia conoscente che lui, e non è riportata neanche nelle biografie di Borowski, lui è stato in cura psichiatrica prima di essere di suicidarsi. E questo non è riportato neanche nelle biografie perché ovviamente sarebbe stato uno scandalo. Le biografie di Borowski sono state scritte nell'epoca comunista. Dramma nel dramma, il dramma spaventoso nel dramma è che ancora oggi Tadeusz Borowski, che è stato definito dallo storico americano Timothy Snyder, che proprio casualmente, io l'ho scoperto mentre stavo facendo la traduzione, nel settembre dell'anno scorso, del 2021, ha curato la prima edizione americana per la casa editrice della Yale University. Abbiamo un problema. In cui ha dichiarato senza mezzi termini Borowski come il testimone più attendibile e più spietato di tutti quelli che hanno praticamente parlato dei campi di concentramento. E quindi brevemente ancora. Allora, di solito chi ha scritto dei campi di concentramento, i grandi che hanno scritto da Primo Levi, eccetera, sono persone a cui sta a cuore la memoria, quindi, come dire, ricordare perché questo non si ripeta. Non so, anche Liliana Segre dice che ricordare perché questo non si ripeta mai più, quindi di solito la missione è questa. Tadeusz Borowski praticamente ha una visione completamente diversa. Lui, come dire, non dice ricordare perché non si ripeta, semplicemente dice guardiamo, purtroppo è così, non c'è salvezza, non c'è scampo e si ripeterà. Lui praticamente quello che fa capire è che tutto questo si ripeterà perché l'essere umano è così. Questa è la cosa, è l'elemento drammatico. Dramma nel dramma è che Tadeusz Borowski oggi non è amato in Polonia. Io ho pubblicato la notizia dell'uscita del libro diciamo sì, di questo incontro di questa sera nelle pagine con cui collaboro dei polacchi in Italia e ho notato che alcuni hanno già commentato, dice, bisogna dimenticare Borowski. Borowski è stato un comunista, come dire, ha attaccato la religione cattolica, i cristiani, il cattolicesimo e quindi è giusto dimenticarlo. Quindi c'è un ostracismo che dura ancora oggi sulla vicenda di Borowski. Ed è un grande peccato perché, a mio parere, e non solo a mio parere, ovviamente, è uno dei grandi testimoni non solo della realtà del Lager, ma uno dei grandi scrittori della Polonia del Novecento. Ma sai, non mi stupisco più di tanto che susciti ancora oggi queste reazioni, perché, e viene fuori molto bene dalle tue parole, è uno scrittore molto scomodo. In fondo, anche se molti racconti hanno come tema il campo di concentramento, è difficile, forse sarebbe ingiusto anche annoverarlo fra gli scrittori, diciamo, che si occupano essenzialmente di quello. I suoi libri sì, c'entrano un po' con la letteratura cosiddetta concentrazionaria, ma vanno molto oltre. Cioè, il vero Certo. tema è il cuore di tenebra dell'uomo, no? Esatto, È esatto. proprio questo che rende anche molti dei racconti, soprattutto del mondo di pietra, molto piccanti, no? Proprio perché si vede all'interno del campo di concentramento che in certi momenti alcune delle vittime si trasformano in carnefici crudelissimi. E poi si vede che quando tutto finisce e il mondo dovrebbe rinascere, appunto, come giustamente dicevi, si ripresentano gli stessi meccanismi, cioè questo marcio che alberga nell'animo di tanti riemerge. E devo dire che poi mi ha molto colpito questa misura così breve, no? E mi sembra che in qualche modo venga fuori anche il poeta, no? Questa capacità di grande concentrazione e di questo stile molto, molto preciso, molto elegante, anche che apre poi squarci quasi intollerabili. Sì, No? infatti.
Esatto, è questo, proprio questo stile molto così, molto, cioè presenta questi racconti che poi presentano sempre una sorpresa alla fine, quindi il racconto breve deve essere fulmineo, quindi lui parte raccontando qualcosa di apparentemente quotidiano, oppure di, non so, di arcadico, di idilliaco, e poi a un certo punto alla fine si apre questa cosa che, come dire, lascia col fiato sospeso in qualche modo e che però fa scattare la riflessione, il pensiero, dico, oddio, ma allora la realtà, no, allora, cioè lui, come dire, attua questo meccanismo come se volesse far capire sempre, a ogni passo, guardate, la realtà non è quella che vedete, c'è qualcosa d'altro, ogni volta, no? In ogni cosa. E quindi è questa dal mio punto di vista, la sua grandezza. E quindi mi stupisce, io veramente soffro quando vedo, a volte devo parlare anche con i miei amici qui in Polonia, persone splendide, grandi intellettuali, persone che hanno, che però vedo che di fronte a Borowski c'è sempre questo qualcosa, questo, ah, ma lui era il comunista, lui non ha mai mandato al macello nessuno, peraltro, lo raccontano anche quelli del tempo, come sì, faceva il suo lavoro, ma come lo hanno fatto tanti intellettuali nei paesi comunisti durante il periodo più duro, diciamo così, del comunismo, se volevano continuare a scrivere. Allora lo stesso Czesław Miłosz, che poi ha preso il Nobel, che è poi scappato in America, ha un passato terrificante. Lui è stato diplomatico della Repubblica Popolare Polacca, e per fare il diplomatico vuol dire che si era sporcato le mani anche lui, insomma, non nascondiamoci queste cose. Quando lui emigra a Parigi prima di scrivere appunto questa opera in cui poi dice peste e corna di Borowski, fra le altre cose come di altri intellettuali, lui viene massacrato dall'emigrazione polacca politica che già viveva a Parigi da parecchio tempo, lo guardano con sospetto. Quindi voglio dire, come dice Borowski, fa capire una cosa, ragazzi, voi siete stati in un campo di concentramento, chiunque sia stato in un campo di concentramento ed è uscito, non può essere uscito in maniera pulita, così come chiunque abbia vissuto la realtà di un paese comunista e abbia lavorato anche come intellettuale, non può essere uscito da questo in maniera pulita. E la cosa drammatica è che oggi in Polonia, questo va detto, è interessante anche per noi italiani, i polacchi, per esempio, non conoscono, non amano, ma non apprezzano forse, uno scrittore come Zygmunt Bauman, che è ritenuto un gigante della filosofia, della sociologia contemporanea, come dire, apprezzatissimo in tutto l'Occidente, perché anche lui aveva un passato comunista. Quindi Giulio è venuto a parlare in una università qui a Poznan alcuni anni prima della morte, e sono andati gli studenti a contestarlo, dandogli dello stalinista, dell'aguzzino. La stessa Wisława Szymborska, altro premio Nobel. Io mi ricordo un paio d'anni fa, parlando con un amico, qui persona intelligentissima, dico: ah, ma senti, Janusz, però insomma, dovete andare orgogliosi, questa Szymborska è fantastica. Lui fa, dice: ma la Szymborska era comunista. Quindi c'è una prevenzione verso queste persone, anche se sono persone che poi, ovviamente, ma vuol dire, c'è come una specie di spietatezza verso chi ha commesso un peccato che non può più essere redento, insomma, no? Che è anche lontano dalla mentalità cattolica, se vogliamo. Quindi un peccato si perdona, si può uscire. Invece i polacchi sono molto duri, e questa durezza adesso pesa. Allora, Szymborska ha vinto il Nobel, Miłosz ha vinto il Nobel, quindi in qualche modo, come dire, Borowski no, e quindi su Borowski pesa ancora questa maledizione di qualcuno che ha avuto un passato comunista, come pesa su altri intellettuali, non so, su Ivaschkiewicz, grande intellettuale, su Konwicki, grande intellettuale, cioè. Io credo che la migliore letteratura del dopoguerra in Polonia sia stata fatta da scrittori che hanno scritto sotto il regime comunista, perché dovevano inventarsi delle cose per poter dire le cose, e questo ha aguzzato la mente e ha prodotto dei risultati straordinari. Dopo, la letteratura polacca, secondo me, è molto meno interessante, però ai polacchi non glielo spieghi questo, perché si sono sporcati le mani col comunismo. Questo, scusate, ma era uno sfogo che volevo tirare fuori perché mi fa anche un po' male, questo per dire che Borowski meriterebbe tantissimo di più anche in Polonia. Spero che almeno gli italiani adesso, ho visto dalle prime reazioni, quindi cominceranno ad apprezzarlo
proprio per il suo valore, come dicevi tu, non tanto come testimone dei campi di concentramento, ma come di qualcuno che ha capito una cosa, cose importantissime sull'uomo, sull'essere umano, sull'umanità, che è questo il. E com'è? Per esempio, i giovani in Polonia è un autore che leggono, Brodsky. No, no, assolutamente, perché è stata una lettura obbligatoria a scuola nel periodo comunista. Quindi, come da noi, ovviamente, puoi dire, capito, dopo che siamo usciti dal liceo, e da noi non c'era neanche questo peso soffocante di un regime totalitario, ma anche a noi sappiamo bene che quello che ci hanno costretto a leggere a scuola, poi dopo lo evitiamo come la peste dopo. Qui ancora di più perché è legato a un regime totalitario opprimente, capisci? Quindi questa è la tripla maledizione, scusa, allora non doppia, ma la tripla maledizione di Borowski in Polonia, che è uno scrittore veramente straordinario. Mi fa piacere che già dalle prime recensioni che abbiamo visto, che stanno uscendo, gli italiani si stanno convincendo che veramente è uno scrittore di una altissima levatura. Quindi a livello, peraltro la letteratura polacca ha un grande difetto, che gli riconoscono anche gli intellettuali polacchi, di essere molto retorica, molto pomposa, molto martirologica. E Borowski è uno di questi pochi scrittori che si allontana anche da tutto questo. Come giustamente dicevi tu prima, una scrittura molto piana, molto, come dire, molto delicata, molto, molto poetica, dentro cui inserisce queste riflessioni lucidissime e spietatissime, per usare la parola che usa questo storico Timothy Snyder, no? Come una delle testimonianze più spietate, anzi la testimonianza più spietata che esista su Auschwitz. Addirittura lui non ha dubbi, lui è un grande studioso dei regimi totalitari di destra e di sinistra, è un grande studioso della storia dell'Europa orientale e dell'Olocausto. Quindi devo dire che è una grande autorità. Io credo che questo articolo di Timothy Snyder, se qualche giornale italiano avrà il coraggio, andrebbe tradotto e pubblicato in Italia. Non tanto soltanto per Borowski, perché lui comunque getta una luce molto importante anche su tutti questi meccanismi, insomma, no? Ecco, una cosa che mi interessa capire, questa grande maturità letteraria in un arco di vita così tormentato e così breve, anche Sì, quando lui muore a 29 anni, ecco, certo. come da dove arriva? Cioè, Allora arriva da questo, bella domanda, grazie Ezio. Arriva da questo, c'è tutta la generazione dei giovani che hanno vissuto l'occupazione nazista in Polonia, sono maturati in una maniera velocissima, rapidissima. Abbiamo una generazione di poeti, di scrittori che sono cresciuti sotto l'occupazione nazista della Polonia, quindi nel periodo dal 39 al 45, che hanno avuto una maturazione straordinaria. Quindi è proprio come dire, la coincidenza storica, il momento storico che li ha costretti a crescere. Sono quelli che poi, molti di questi hanno combattuto sulle barricate della Varsavia quando è stata l'insurrezione di Varsavia nel 44, molti di questi sono morti. C'è una generazione di intellettuali che è stata stroncata, come dire, è stata spazzata via dall'insurrezione di Varsavia e dall'occupazione nazista. Quindi è questo momento storico incredibile, straordinario, che ha fatto maturare questi intellettuali, insomma, fra cui anche Borowski. certe volte in certi periodi molto difficili, anche dove la libertà politica manca, è come se riuscissero a fertilizzare, a concentrare energie. In questo l'abbiamo visto in tanti casi, anche in molti paesi dell'Est Europa durante gli anni del comunismo, no? In fondo, Certo, certo, anche certo. nel Cina, per esempio. Certo, In Cina certo. abbiamo visto Sì. fiorire dei talenti straordinari Sì. in condizioni di grande difficoltà. Sì, perché come dicevo prima, queste grandi difficoltà costringono ad aguzzare l'ingegno, quindi devi cercare il modo. Per questo dicevo che molti scrittori ho delle chicche che poi privatamente ti proporrò, comunque di grandi scrittori che per poter criticare il regime, sfuggendo alla censura, dovevano inventarsi cose straordinarie. Quindi dovevano creare
delle opere letterarie di grande inventività, di grande per poter dire le cose che non potevano dire direttamente, capito? Per non poter dire tu sei oppressivo, dovevano dirlo in altro modo, insomma, no? E questo li costringeva a elaborare delle forme e delle opere veramente incredibili. Infatti, io continuo a dire che la letteratura polacca del dopoguerra, diciamo sì, fino all'89, dal 45 all'89, non proprio dal 45, perché in realtà quella straordinaria comincia, sì, insomma, seconda metà degli anni 40, fino all'89 abbiamo una produzione straordinaria che andrebbe scoperta e valorizzata. Se la Polonia non fosse un piccolo paese, diciamo sì, dell'Europa orientale, ma fosse un paese, diciamo sì, con un potenziale anche economico più importante, sicuramente molti di questi avrebbero già sfondato. Però ho fiducia che piano piano riusciremo a far conoscere anche alcuni altri autori di questo tipo. Quindi sono d'accordo con te che a questi momenti di grande difficoltà, come dire, fertilizzano, come, per usare la parola che hai usato tu, come dire, queste menti permettono di sbocciare di far sbocciare queste opere incredibili. Roberto, grazie molto per questa chiacchierata, ma io voglio che si continui a parlare di Borowski, quindi cercheremo altre occasioni Sì. per parlare di lui e di questi due bellissimi libri che tu hai tradotto. Come tu sai, i nostri incontri finiscono alzando il bicchiere della staffa, no? Sì. E quindi spero che tu sia pronto. Dici che cosa bevi, però. Allora, io bevo questo che è un balsamo Cresove. I Cresse sono le regioni orientali della Polonia che adesso ha perso, a cui i polacchi erano molto legati romanticamente. Era il loro selvaggio est, non il selvaggio ovest, le steppe ucraine. Loro amavano molto questi territori dove si respirava libertà. Quindi questo balsamo delle regioni orientali, che è una vodka, non molto forte, e la bevo in un bicchierino di un'altra vodka che si chiama Sobieski, come un grande re che abbiamo avuto in Polonia, Giovanni III Sobieski, che è quello che nel 1683 ha liberato Vienna dai turchi e ha evitato che tutta l'Europa diventasse musulmana. Quindi siamo gli grati e brindiamo ovviamente a Borowski. Certamente, certo. Mi Quindi sembra questo è il il mio. cuore giusto per brindare alla sua memoria e al suo lavoro. Questo è Grazie il mio. ancora, Roberto. Grazie a voi e buona serata. La vodka in Polonia si beve tutta ad un fiato, altrimenti non si è uomini. Vabbè, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e buona serata. Ciao Ezio. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti.